Gretel. Quanti bei fiori colorati! Oh, anche a voi piacciono tanto, non è vero? Io lo so! Gretel! Ho finito di raccogliere la legna, torniamo a casa! Va bene! Guarda, Hansel, guarda questi! Oh, come sono belli! Hansel e Gretel vivevano in povertà, ma erano molto legati l'uno all'altra, si volevano davvero tanto bene. La loro mamma, purtroppo, se n'era andata presto e la matrigna che ne aveva preso il posto si era rivelata crudele. Siamo tornati! Ma si può sapere dove siete stati finora? Oh, mezza giornata solo per raccogliere la legna. Perdono! Che buoni a nulla! Ancora con queste sciocchezze! Ma quelli... Buttali via! Oh. I miei fiori! Adesso tu mi devi aiutare a preparare la zuppa. E tu, Hansel, taglia la legna e poi andrai a prendere l'acqua. Oh, questo è l'ultimo, non è rimasto altro. Se almeno in casa non ci fossero quei due lì, noi potremmo di certo vivere un po' più agiatamente. Scusaci, mamma. Che c'è? La nostra razione di pane non... Che devo sentire? Non sai neppure fare bene il tuo lavoro e osi anche pretendere il pane. Se così non vi piace, potete pure andarvene. Chiarito questo, possiamo mangiare. Sono tornato. Ah, sei tu, papà! Ben arrivato a casa, papà! Ciao, caro, com'è andata oggi? Niente da fare. Con questa ferita nessuno vuole darmi lavoro. E adesso che ne sarà di noi? Ormai l'inverno è quasi alle porte e il cibo a disposizione comincia a scarseggiare. Con la tua ferita non puoi più lavorare come taglialegna. Inoltre, se si tratta di mangiare, questi due non fanno certi complimenti. Va tutto bene, figlioli. Non c'è proprio niente di cui voi dobbiate preoccuparvi. Vorrei tanto che la ferita di papà potesse guarire in fretta. Devi stare tranquilla, Gretel. Sono certo che in primavera papà si sarà completamente ristabilito e avrà riacquistato le forze. Sì, hai ragione. Come? Domani tutti insieme nel bosco? Ah? Di questo passo resteremo presto senza cibo. Così ho pensato che dovremmo raccogliere quanti più frutti possibile. Hai ragione. Sarebbe meglio fare anche una bella scorta di legna. Sì, va bene. Ci alzeremo all'alba. Domani abbandonerò quei due in mezzo al bosco, così finalmente non avremo più problemi. Ma è terribile! Se non farò qualcosa, ci perderemo nel bosco! Il giorno seguente, costretti ad alzarsi di buon'ora, Hansel e Gretel si avviarono verso il bosco in compagnia dei genitori. No, oggi non potete venire con noi, dobbiamo andare nel bosco. Raccoglieremo fragole e altri frutti. Cos'era? Ma che state facendo? Su, sbrigatevi! Oh, eccoci! A un certo punto il padre si allontanò per andare a raccogliere la legna. Voi resterete qui intorno a raccogliere le fragole e gli altri frutti. Io andrò a cercare nelle vicinanze. Al ritorno passerò a riprendervi e mi raccomando, cercate di non allontanarvi. Va bene!
loro due non tornano a casa questa sera? Non lo so! Ho paura! Presto, andiamo! Perché la mamma tarda tanto? Sai, Gretel, io credo che la mamma abbia deciso di abbandonarci qui nel bosco da sola. Dici davvero? Sì. Come faremo? È la prima volta che ci spingiamo tanto dentro il bosco e non torneremo più a casa, vero? Su, non ti preoccupare. Ho pensato a tutto io, guarda. Oh, quei sassolini bianchi brillano. Sono i sassolini che circondano casa nostra. Li ho raccolti ieri sera e stamattina li ho sparsi qua e là lungo il cammino. Allora seguendoli ritroveremo la via di casa. Dai, andiamo. Sì. Siamo tornati! Oh, ero così preoccupato. Vostra madre mi ha raccontato di avervi smarriti nel bosco senza accorgersene. Per fortuna siete salvi. Sì, abbiamo avuto tanta paura, papà. Ma seguendo i sassolini bianchi siamo riusciti a tornare. I sassolini bianchi? Esatto! Li ha lasciati a terra Ansel come traccia. Sul serio? Beh, allora è stata proprio una fortuna. Su, presto, alzatevi! Anche oggi trascorreremo la giornata in mezzo al bosco. Cosa? Di nuovo? Tenete, questo è il vostro pranzo. No, non devi uscire adesso! Va bene. Come faremo? Stavolta non ho raccolto i sassolini. Che dici, sbricioliamo questo? Sì, è una buona idea. Non lo è affatto. Il padre era molto preoccupato per quanto accaduto il giorno precedente, ma nonostante ciò li lasciò di nuovo nel bosco. E la madre, ancora una volta, se ne andò in un'altra direzione. Pensi che la mamma ci abbandonerà ancora? Però non preoccuparti, abbiamo la nostra traccia. Il pane! Oh, ma ci avete seguiti lo stesso fino a qui! Beh, non importa, non è stata colpa vostra. Però siamo nei guai, non riusciremo a ritornare a casa. Mi è venuta una gran fame, sai, Ansel? Senti un po' che buon profumino. È vero, sembra un odore così dolce e gradevole. Proviamo a seguirlo. Sì! È fatta tutta di dolci. Ansel, pensi che si tratti solamente di un sogno? No, non credo. Lo senti? C'è questo forte odore di biscotti appena sfornati. Corriamo! Guarda, guarda! Chi avrà mai osato mangiare tanto impunemente la mia adorata casetta? Ci scusi, perciò questa è la sua casa. Quando siamo arrivati eravamo così affamati. Voglia perdonarci. Non dovete preoccuparvi, creaturine appetitose. Io come risarcimento ora mangerò voi due. Io sono una strega. Mi faccia uscire subito da qui. Niente affatto, i cuccioli sono il cibo preferito delle streghe. Però tu sei un po' troppo gracilino. Non mi sembri ancora pronto. Vorrà dire che ti mangerò dopo che avrai messo su qualche chilo. Signora, la prego. Non si mangi Ansel, lo risparmi, la prego. Stai tranquilla. Dopo tuo fratello Ansel mi farò premura di mangiare anche te. Lasci libera almeno Gretel, glielo chiedo per favore, signora. Silenzio! Tu dovrai lavorare, spazzerai e pulirai tutto. Coraggio, vieni qui. Oh, mi sono sbagliata. Non ci vedo più come una volta. Coraggio, vieni qui.
Cosa posso fare per liberare Hansel da quella strega? Lo devi ingrassare per bene e diventare buono con tanto bel grasso tenerello. Ah, io non vedo l'ora. Gretel, porta subito ad Hansel il suo pranzo. Guarda quante cose buone. Quella signora ha detto che dovrai mangiarle tutte tu. Ma se lo farai, Hansel? Sì, ma senza cibo non avrò energia al momento giusto. Quale momento giusto, scusa? Ho un piano per sfuggire a questa situazione. Però per ottenere un successo non dobbiamo perdere la speranza. Non so se... Mangia anche tu, Gretel. Vedrai che prima o poi riusciremo a scappare. E così trascorsero alcuni giorni. Vediamo, ormai dovresti avere un bel po' di ciccia intorno alle ossa. Cosa? Nonostante il cibo sei ancora così magro. Beh, non sei ancora pronto, ma è questione di tempo. Allora, aspetterò un altro po'. Sì. E passarono ancora altre giornate così. Ah, questa volta dovresti essere finalmente pronto. Ma com'è possibile? Finora non sei ingrassato per niente. Non aspetterò oltre. Ti mangerò comunque oggi stesso. Gretel, vai subito ad accendere il fuoco. Ma signora, Hansel non è ancora buono. Beh, non importa. Cercherò di accontentarmi. Sbrigati! Piccola Gretel. Bene, direi che è giunta l'ora di prepararsi al banchetto. Ah, ma cosa sta facendo quella piccola? Guarda come si accende il fuoco! Brucia, dai, brucia ancora di più! Scappa, Gretel, scappa subito! Sei tu, Hansel! Fermati! Dove credi di andare? Fermi! Non scapperete! Significa che abbiamo vinto noi? Sì, credo che la strega sia sparita per sempre. Che bello! Oh, Hansel, ne sono tanto felice. Siamo stati bravi, Gretel. No, Hansel, il merito è tuo, che mi ha incoraggiata a non perdere mai la speranza. Forse stanno cercando di invitarci a seguirli. Sì, è sicuramente così. Vogliono farci strada lungo la via del ritorno. È vero. Probabilmente desiderano accompagnarci a casa per farsi perdonare. No. Bene, allora seguiamoli, Gretel. Sì. Siete proprio voi! Allora state bene! Volevo tanto rivederti, papà! Come sono contento! Sono proprio felice! Io credevo che foste stati inghiottiti dalla cascata nella quale eravate caduti! Cascata? Era una menzogna! Beh, ecco, veramente, io... Oh, papà! Mi dispiace che abbiate avuto paura, ma finalmente è tutto finito. D'ora in avanti vivremo qui noi tre soli, in pace e armonia. Passato qualche tempo, anche la ferita del padre guarì e Hansel e Gretel poterono tornare a una vita felice come era quella di una volta.